Per Fuori Aria siamo Mister Scaringella del Savio. Buonasera Mister. Buonasera, buonasera. Un ritorno a successo importantissimo, arrivato anche contro un'ottima squadra. L'Accademia Calcio Roma ha giocato un'ottima partita. Una squadra forte, una squadra comunque con individualità importanti, con fisicità e quindi una grande vittoria. Sì, sì, vero. Mi vorrei soffermare su due punti. Uno è la grande prestazione di Cataldi. No, parliamo di prestazione globale. Esatto, diciamo quella sarebbe stata ragazzi, la seconda domanda. I ragazzi che sono scesi in campo sono stati tutti, quindi tutti ci hanno aiutato, anche quando siamo rimasti in 10, quindi Cataldi è la parte finale, ma l'assist viene da due giocatori importanti, De Santis e Rodofini, giocatori che poi fanno sempre la differenza in uno contro uno, quindi questo è stata la partita oggi, non è Cataldi. Cataldi è un giocatore stra importante per noi, oggi torna al gol da dicembre, quindi è importante questo. Infatti, a proposito di prestazione globale, appunto, il secondo punto che volevo, tra virgolette, analizzare con lei è appunto che anche oggi siete riusciti a mantenere la vostra porta inviolata e siete la miglior difesa del torneo. Beh, oggi poi non c'avevamo Simeone, quindi Simeone è un giocatore importante, è un giocatore che ha fatto sempre molto bene. Ma questo è in qualsiasi giocatore che entra nel ruolo del ruolo difensivo, comunque fa sempre bene, quindi siamo contenti di questo. Un'ultima domanda, mister. La prossima giornata la vedrà nel big match contro la Nuova Tor Tre Teste. Ha un commento, cosa si aspetta da questa grandissima partita? Beh, queste sono le due squadre che hanno fatto fino ad oggi un cammino importante. Sono due squadre importanti, vediamo sabato che succede, insomma. Il bello di questo campionato l'hanno fatto queste due squadre, quindi vediamo che succede. Oggi abbiamo fatto bene questa, vediamo partita per partita e poi prepariamo in settimana la partita con la Tor Tre Teste. Va bene? Mister, grazie mille per la disponibilità e in bocca al lupo. Ciao.